Innanzitutto mi scuso per il ritardo e mi scuso con le persone che non ho potuto ascoltare e ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale e gli amministratori locali anche della città di Torino, della città metropolitana e della regione per questa opportunità. Peraltro io domani mattina sarò ad Olbia proprio per un incontro organizzato dall'ANCI Nazionale Giovani proprio per parlare di questi temi. Quindi dal punto di vista della formazione e dell'informazione che possiamo fare anche sul territorio, credo sia fondamentale fare interventi e iniziative come queste. E mi scuserete, ma dovrò tornare a ripetere tante cose che ho sentito questa mattina, ma devo dire bene, perché la legge 166 non è una legge calata dall'alto, è una legge che nasce proprio da un percorso lungo, lunghissimo, che il nostro paese ha intrapreso nel corso del tempo sul recupero delle eccedenze alimentari. Noi abbiamo come italiani la cattiva abitudine di raccontarci male. In realtà io ho avuto modo più volte di presentare questa legge al Parlamento europeo e l'Italia è vista come modello non soltanto dal punto di vista legislativo, ma il modello italiano è proprio un modello relativo alle buone pratiche, a tutto quello che è avvenuto in questi anni sul territorio, che è la legge 166, so che ci sono anche degli addetti ai lavori qui oggi, non scopre, non inventa tema del recupero delle eccedenze. Il Banco Alimentare esiste da 30 anni, l'ha appena festeggiato, a Milano, io abito a Varese, ma a Milano esiste un'associazione che fa questo tipo di attività dal 1898, non c'era nemmeno la Repubblica, quindi vuol dire che stiamo parlando di qualcosa che fa parte del nostro DNA. E quindi la legge è in realtà, anche dal punto di vista normativo, una tappa di un lungo percorso, perché le prime norme fiscali che riguardano il tema delle donazioni risalgono agli anni 90 e ben sappiamo che la fiscalità accompagna da sempre i comportamenti in tutti gli ambiti, non soltanto in questo. E poi un altro passaggio importante, mi permetto di citarle proprio perché credo sia anche utile sapere qual è il percorso, un altro passaggio importante è stata la legge del 2003, la legge 155, chiamata legge del buon samaritano, che aveva un termine molto evocativo, andava proprio al cuore del tema. Con la legge che cosa faceva? Una cosa molto semplice che ci ha detto prima nella sua concretezza l'Emporio di Vercelli, andava a puntare l'attenzione sul tema della responsabilità civile, perché uno dei problemi che molti donatori hanno, e che ce l'hanno ancora, perché non conoscono, alcuni non conoscono nemmeno l'esistenza della legge 166, alcuni la conoscono ma non in modo così approfondito. Il tema della responsabilità civile è fondamentale perché di fatto, ve la semplifico molto, solleva il donatore da un pezzettino di responsabilità, perché dice che quando il bene viene messo in carico, viene messo a disposizione dell'associazione di volontariato, o meglio, iniziamo anche a cambiare vocabolario, dell'ente del terzo settore, anche l'ente del terzo settore ha la sua responsabilità rispetto a come trasporta quel bene, rispetto a come lo gestisce, rispetto a come viene immagazzinato. E quindi questo credo che anche in termini positivi sia un fatto positivo, perché significa, e devo dire che la legge 166 è un po' questo, è una legge di responsabilità, dove ciascuno, secondo la sua funzione, se ne deve portare dietro un pezzettino. Chi può donare? Chi può ricevere e distribuire queste eccedenze? E poi ci sono tante altre figure in gioco, perché gli amministratori locali sono un tassello importante, ma ce ne sono tantissime altre. Per esempio i funzionari tecnici delle ASL, che di fatto controllano che questi processi avvengano correttamente. Persino i magistrati, un articolo della legge dispone che possano essere recuperati anche i beni sequestrati. Ovviamente parlo di beni che possono essere consumati, che sono edibili, e quindi da questo punto di vista, se il magistrato non dispone che quel bene può essere recuperato e può essere donato, quell'articolo della legge non si applica. Quindi la conoscenza, la cultura, l'educazione di cui tutti voi avete parlato è fondamentale per l'applicazione della legge, perché questo è un altro punto fondamentale. Io non vi descriverò tutti i 19 articoli perché non vi voglio stancare e non vi voglio annoiare, però vorrei fornirvi gli strumenti per leggerli, perché questa legge, rispetto ad altre leggi, rispetto per esempio alla legge francese, ha avuto una lente di ingrandimento molto diversa e
dobbiamo partire dal punto di vista, dal punto di partenza giusto, perché questa non è una legge di tipo ambientale. Sicuramente l'effetto della legge, l'effetto del recupero è un effetto importante dal punto di vista ambientale, abbiamo sentito anche quali sono i numeri nella vostra regione, ma la finalità del provvedimento è un'altra. La finalità è recuperare eccedenze non soltanto di alimenti, ma anche di tutti gli altri prodotti che la nostra società spreca. Per esempio, la legge ha le stesse disposizioni, ovviamente il tema del farmaco è un po' più complesso, poi se volete lo approfondiamo, però nella legge ci sono i farmaci, ci sono i prodotti per l'igiene della persona e della casa, la cartoleria e la cancelleria, i presidi medico-chirurgici, quindi una gamma molto ampia. E in una legge che abbiamo approvato 2 mesi fa in Parlamento sulla promozione della lettura, io ho presentato un emendamento e sono contenta che sia stato approvato, anche per estendere la donazione a un altro bene importante, i libri. Perché il tema è questo. Il tema, la lente di ingrandimento, è la povertà. Questa legge è una misura, tra le tante che possono essere messe in campo, di contrasto alla povertà. E con quale strumento lo fa? Parte da una consapevolezza, che la nostra società genera eccedenze, e questa legge, creando gli strumenti legislativi e di semplificazione burocratica, prova a dire questi beni che sono in eccedenza devono essere sottratti al ciclo del rifiuto, e quindi sicuramente è un vantaggio anche dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista economico per la collettività, e possono diventare un bene per qualcun altro. E guardate, questo non è irrilevante, perché è lo strumento con cui si legge tutto il provvedimento, perché se il fine fosse solo ambientale non ci sarebbe tutta l'attenzione che c'è nel testo al rispetto delle corrette prassi igienico-sanitarie. Perché se io questa bottiglia la devo dare all'assessore per fare un corretto smaltimento, la bottiglia, o se pensiamo ai beni altamente deperibili o a quelli che devono essere mantenuti nella catena del freddo e del caldo, quindi cibi cotti, quelli freschi freschissimi, surgelati, insomma una categoria molto ampia, non avremmo bisogno di avere tutta quell'attenzione che invece deve essere posta alle modalità di trasporto, alle modalità di conservazione. Se io sono un'associazione di volontariato, un ente del terzo settore, ho una grande responsabilità in questo, proprio perché quei prodotti che non sono il rifiuto della società che finiscono alle persone in condizioni di indigenza, sono semplicemente dei beni in eccedenza che ad esempio perdono il valore commerciale. Questo è un punto, ci sono degli articoli, tutti sono importanti all'interno della legge 166, ma alcuni sono fondamentali. Per esempio le definizioni. Sembra strano, ma in realtà non esisteva una definizione su che cosa fosse spreco e su cosa fosse eccedenza. E questo è fondamentale, perché una cosa che non si definisce non esiste e non può innestare nemmeno tutti gli altri processi, tutti gli altri meccanismi. E la legge, per semplicità, viene chiamata legge sullo spreco alimentare, ma in realtà la parola spreco alimentare, il termine spreco alimentare, è quello che a me personalmente sta meno a cuore, francamente non mi interessa, perché lo spreco è un rifiuto e come tale deve essere gestito nella maniera migliore possibile. La parola preziosa è la parola eccedenza, e l'eccedenza è quel di più che si genera in tutta la filiera economica, in tutta la filiera agroalimentare, se pensiamo al cibo, dal settore primario, quindi dal campo, dal luogo dove si produce il riso, fino alla produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti. E guardate che il mondo della somministrazione è più variegato, non ci sono solo le mense scolastiche e i ristoranti, ci sono i luoghi di divertimento, ci sono le navi da crociera, ci sono i banchetti, i catering, i grandi eventi, quindi tutti i luoghi dove il cibo viene trasformato e viene messo a disposizione dei cittadini. E questa è un'altra differenza, per esempio, con la legge francese. Grossissimo errore, a mio parere, concentrare l'attenzione solo sulla grande distribuzione, perché in realtà il tema non è solo lì. L'eccedenza si genera in tutti i luoghi della filiera, con delle differenze ovviamente. Oggi non mi posso concentrare troppo nel dettaglio, però è chiaro che anche all'interno della filiera ci sono dei gradi di recuperabilità diversi. Perché è più semplice nella grande distribuzione? Perché quei prodotti sono presenti in quel luogo, in una gamma molto ampia, e sono già disponibili al consumo.
nel settore primario in ambito agricolo è un po' più complesso, perché per esempio alcuni prodotti non possono, devono essere ad esempio raccolti, trasformati. Quindi la legge in realtà, la legge 166, è una legge sul recupero e la donazione delle eccedenze. Il tema dello spreco alimentare è un tema poi assai più grande, che riguarda anche l'altra faccia della medaglia, che è quella di cui sentivo parlare prima, è quello dell'educazione al cittadino, perché la legge 166 non può entrare nel vostro frigorifero di casa. La legge 166 non riguarda il recupero, ad esempio, dei beni che sono in eccedenza nelle case dei cittadini. La legge 166 si occupa di tutti quei donatori che appunto nella loro complessità stanno in tutta la filiera produttiva, quindi dal mercato generale fino al negozio sotto casa, fino al banchetto di nozze, quindi all'evento di catering. E quindi da questo punto di vista dobbiamo avere ben chiaro chi sono i donatori, quindi tutti questi soggetti, e apriamoci anche appunto ai casi più strani. E da questo punto di vista dobbiamo anche legarlo all'altro elemento, a chi può raccogliere queste eccedenze. Perché questo è un altro punto, parto dalla tua domanda, un altro punto di differenza con la legge francese. Io penso che poi ognuno, anche sulla base delle caratteristiche del suo paese, si debba trovare le risposte più giuste, anche sulla base delle norme del sistema complessivo che ha. Io però sicuramente in questi 5 anni di studio, di analisi di questo tema, non solo in Italia, una differenza l'ho vista, che la legge italiana ha un effetto, l'ha prodotto, non soltanto perché non si è concentrata solo sulla grande distribuzione, perché il punto è che io non vorrei che il tema fosse, lo banalizzo un po', lavarsi la coscienza e dire, perché quelle leggi sono nate più o meno nel periodo temporale in cui si parlava di Expo, facciamo una bella legge sullo spreco alimentare e poi vediamo come va a finire. A noi, questa poi è una legge che è stata votata a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano, interessava di più capire quali sono state le disfunzioni nel sistema, cosa non andava, cosa rendeva la vita più difficile per chi donava, ma anche per gli enti del terzo settore. Perché l'ostacolo qual è? Io potrei anche dire, domani mattina tutti i luoghi che generano eccedenza mettano fuori dalle saracinesche dei loro negozi tutte le eccedenze. Il punto non è questo, bisogna farsi l'altra domanda, capire se l'altra faccia della medaglia è in grado di recuperare quelle eccedenze in ogni luogo, in qualsiasi momento e con le caratteristiche idonee. Perché come a me non sta bene, la legge nasce per questo, che le persone vadano a frugare nel cassonetto dell'immondizia, perché non è degno di una persona umana, non va bene questo. Non va bene neanche che non ci sia attenzione anche nella fase successiva, quella del recupero e della donazione per solidarietà sociale. Quindi in realtà la legge serve molto anche per gli enti del terzo settore, per crescere in maturità e anche magari per provare a strutturare delle sinergie e dei progetti di rete. Questa legge non funziona se non ci si mette tutti insieme, se non si fanno dei progetti di rete, perché c'è anche un tema di economia di scala. Il Banco Alimentare, che ha un grosso magazzino qui, come ne ha uno in tutte le regioni, non potrà mai andare a recuperare dal panettiere sotto casa sua, perché non ha lo stesso criterio dimensionale. Così come però, da un altro punto di vista, ci sono delle associazioni bellissime che io ho conosciuto e che sicuramente ci sono anche qui, che a Bolzano si sono specializzate nel ritiro del pane e lo fanno in bicicletta. Un'associazione di Bari, dove difficilmente si riesce ad entrare nei vicoli della città, recupera dalle pasticcerie della città muovendosi con i pattini. E quindi credo che da questo punto di vista si debba analizzare il tema, come è stato detto giustamente prima, analizzando innanzitutto dove sono i punti di generazione dell'eccedenza e dall'altro punto di vista capire se la risposta è adeguata ai bisogni che ci sono nelle proprie comunità. Quindi il fatto di avere anche un'analisi rispetto al bisogno, rispetto a chi sono gli utenti del Banco Alimentare, dell'Emporio Solidale, dei ristoranti sociali o di tutte le forme che sono nate nel nostro paese, molto più che in altri,
ci sono dei paesi europei dove la legge 166 non potrebbe nemmeno essere applicata, perché non esiste nemmeno la legge del buon samaritano, quindi sono indietro di una decina d'anni, ma anche perché non esiste un terzo settore strutturato così come il nostro. E quindi se non ci mettiamo in quest'ottica, rischiamo invece, per buona volontà, di trasferire il tema del rifiuto da chi lo genera al terzo settore. E questo è un altro tema legato all'educazione. A me rimarrà sempre impresso un ragazzo che avevo frequentato, perché mi era capitato di fare un reality su questo tema, e una casa famiglia di Milano, quindi una storia vera, una casa famiglia di Milano che ospita i ragazzi del carcere Beccaria, tutte le mattine, tutte le settimane si reca ai mercati generali di Milano. E questo ragazzo una mattina, quando abbiamo registrato la puntata, mi ha detto: beh, insomma, quando abbiamo registrato questo reality con tutte le persone famose, è venuta lei, è venuto il personaggio della trasmissione televisiva, questa volta ci hanno dato della frutta e della verdura bellissima. Quando vado io, mi danno le cose marce, mi danno... E quindi ha aggiunto: io che già sto in una situazione un po' mia particolare, mi sono sentito rifiuto anch'io. E quindi il punto della legge 166 è questo: non è una legge per scaricare i magazzini del supermercato, dell'azienda di trasformazione o del mercato generale. È una legge che prevede l'educazione di tutti, prevede che debbano essere donati quei beni che sono in eccedenza, che magari perdono il valore commerciale, ma che possono essere riutilizzati da tutti. E il tema che è stato detto prima della condizione economica, dobbiamo forse metterci nell'ottica che chiunque, qualunque persona in una fase della sua vita potrebbe essere in una situazione di difficoltà. Quindi dobbiamo uscire, e questo è un processo lungo, anche con l'aiuto degli enti locali, ma anche con l'aiuto di tutte le persone che ne hanno voglia, a trasferire che questo tema del recupero delle eccedenze è un fatto di normalità. Significa trasferire l'eccedenza che si genera. L'eccedenza è negativa? No, io non ho una visione negativa su questo. Diventa negativa se non viene recuperata, se non diventa un bene per qualcun altro. Guardate, mi soffermo anche su questo, poi non vi voglio annoiare troppo. È fondamentale anche definire che cos'è l'eccedenza, e le associazioni devono imparare a chiedere nella maniera corretta e a spiegare correttamente la legge 166, perché la legge in generale, le leggi non bastano, possono rimanere un foglio di carta e rimanere anche inapplicate. La cosa fondamentale delle leggi è l'interpretazione. Questo vale per tutti, anche per chi ha un ruolo di funzionario in ogni ambito. E quindi cos'è tutto sommato l'eccedenza? L'ho già detto, è quel di più che si genera nella filiera produttiva e che non trova una destinazione. Pensiamo per esempio a quei prodotti che perdono valore commerciale. Nelle attività di un supermercato, di un negozio, capita per esempio che prodotti... Ma avete mai visto le confezioni di pelati che sono, non so, i piselli, che sono legati da un film trasparente? Abbiamo tre scatole di pelati legate dal film trasparente. Cadono, se ne rompe una e le altre due no. Quindi due sono perfette, una no. E quindi qual è il problema? Che è cattiva la grande distribuzione che non vende le due che sono buone? No, perché sulla confezione c'è scritto non vendibile singolarmente. Quindi il tema è che quel prodotto non può essere venduto, ma non significa che quel bene non possa diventare un bene per qualcun altro, non viene venduto. Quindi c'è un tema sotto sotto, se scaviamo un po', di valore. Il valore delle cose non è solo un valore economico. Quando parliamo di spreco alimentare parliamo anche di un valore intrinseco del bene, legato alla funzione che quel bene ha. E quindi la perdita di valore commerciale è un punto. Oppure il prodotto, pensiamo a questa bottiglia che ho in mano, ha un tappo, non so ben definire il colore, comunque diciamo che nella mente del produttore questa bottiglia doveva uscire di un blu elettrico, invece esce così, un colore un po' sbiadito. Può essere una scelta del produttore di non immettere sul mercato un prodotto perché non corrisponde alle caratteristiche commerciali che aveva immaginato. Ma il prodotto è perfetto,
l'acqua contenuta all'interno è perfetta. E quindi qual è il tema? Non viene immesso sul mercato, quindi perde il valore commerciale, non perde il suo valore di bene. E quindi la legge prevede tutte queste casistiche, oppure, proprio per fare degli esempi concreti, non è che nel supermercato se hai la retina con 10 limoni e ne marcisce uno, la puoi aprire e ne puoi vendere gli altri 9, non funziona così, perché la nostra società funziona in un modo complesso. E quindi il tema che io mi sono posta quando ho scritto la legge era proprio questo, capire, prendendo atto delle tante complessità di una società che non è quella più quella contadina, perché ha delle regole complesse legate a come girano le merci, a tante questioni. Quei 9 limoni che non possono più essere venduti solo perché uno è andato male, cosa facciamo? Non possono essere venduti, ma possono essere donati, e quindi entrano in un circuito che è quello della solidarietà, che ha un nuovo valore, che è quello dell'economia circolare. Io sento spesso parlare di economia circolare, no? Però rimango un po' delusa dalla narrazione che sento, perché l'economia circolare non è la gestione dei rifiuti, non è la gestione delle materie prime. L'economia circolare è un insieme di queste cose che prevede, deve prevedere anche la sostenibilità sociale del sistema, quindi anche la finalità. A me tante volte chiedono, quando i giornalisti, l'unica domanda che mi fanno è: ma quanto si recupera in più da quando c'è la legge? Va bene. La risposta è una media nazionale 25%, nelle regioni del sud anche più 100%, perché in alcune regioni non esisteva la donazione. Ma a me questa domanda, e nemmeno la risposta, interessa, perché la domanda vera è: perché dobbiamo recuperare? Cosa dobbiamo recuperare? Cosa di diverso dovevamo fare rispetto al passato? Per esempio, rispetto al passato, cosa dobbiamo aggiungere? Che in passato la donazione c'era, ma riguardava soprattutto i beni a lunga conservazione, quelli con il termine minimo di conservazione, perché è più facile da gestire, per una serie di motivi. Ma l'obiettivo, se quello che vi ho detto all'inizio è vero, quello di rispondere a un bisogno sociale che è legato all'alimentazione sana e corretta delle persone che magari non possono fare la spesa perché hanno perso il lavoro, perché non hanno casa e qualcuno deve cucinare per loro in una mensa sociale o solidale, il tema è capire appunto come si può fare questo, come attivare un percorso virtuoso. E guardate che se questa legge, è vero, riguarda gli attori della filiera produttiva, ma in realtà anche noi siamo degli attori chiamati in causa in ogni fase. Uno, perché siamo dei grandi generatori di spreco. Io alzata di mano non la faccio, però in genere quando vado nelle scuole chiedo sempre ai ragazzi: ma voi decidete di sprecare? Silenzio in genere. Però in realtà, se quando guardiamo i numeri, viene fuori che il 60% dello spreco avviene nello spreco domestico, in casa. Quindi in realtà noi siamo degli attori principali chiamati in causa. Perché lo vogliamo fare? No, per mancanza di informazione talvolta, perché non sappiamo la differenza tra data di scadenza e termine minimo di conservazione. Anche qui ritorna la stessa cosa che vi ho detto prima rispetto alle regole, io ritengo giuste anche di funzionamento del mercato rispetto ad alcuni prodotti. La data di scadenza è un termine tassativo che non può essere superato, perché il superamento di quel termine comporta un rischio per la salute, il prodotto modifica le sue caratteristiche microbiologiche, quindi può esserci un problema per la salute. Poi, questo vale per la filiera economica, a casa nostra abbiamo una cosa importante che è il buon senso, e quindi dobbiamo guardare i prodotti, usarli, guardare come li abbiamo conservati, e quindi prima di buttare via qualcosa magari facciamoci qualche domanda in più. Però il tema vero è che tante persone confondono la data di scadenza con il TMC, che è un'indicazione di consumo di tipo commerciale, che non ha niente a che vedere con quello che vi ho detto prima della data di scadenza. Cosa significa? Quella data, indicata come preferibile, dice che il produttore garantisce che entro quel termine il prodotto conserva le caratteristiche per cui viene venduto. Quindi il biscotto continua a essere friabile,
la pasta. In questa categoria ci sono tanti prodotti, la pasta, il riso, il cioccolato. Ecco, magari il cioccolato dopo qualche settimana, dopo qualche mese, ha quella patina bianca, ma questo non significa che noi non lo possiamo usare per farci una torta o per fare qualsiasi altra cosa. Quindi il tema del valore commerciale e del valore in realtà del prodotto o della sua consumabilità sono due cose molto diverse. E questa azione informativa, prima di tutto, ma anche educativa, è fondamentale proprio per quello che avete detto prima. Vale per tutti noi, perché questa è una regola generale che vale persino per le nostre dispense, però vale a maggior ragione per gli utenti delle associazioni di volontariato, perché se io non spiego questa differenza, giustamente la persona, come quel ragazzo di Milano di cui vi ho parlato prima, si sente ferita nella sua dignità, perché non deve mai passare il messaggio che questa legge serve a chi può, per lavarsi la coscienza perché ha recuperato qualcosa e gli ha portato il pacco, e a chi non può, che deve prendere qualsiasi cosa. Quindi io non lo so, nella mia esperienza, se è preferibile il pacco, la mensa solidale, l'emporio. Sono forme diverse che sono nate nel nostro paese per rispondere a bisogni diversi sociali. Banalmente, chi non ha casa ha bisogno, come vi ho detto prima, che qualcuno gli cucini quella pasta. Il tema degli empori è importante perché si fa un altro pezzetto. Assieme alla risposta al bisogno materiale, si prova a fare un accompagnamento della persona. Questa è una legge che non risponderà mai a tutte le esigenze di una famiglia in condizioni di povertà, perché non basterà mai. Sicuramente dobbiamo ampliare il numero dei donatori. Questo è un altro obiettivo della legge 166, non soltanto la tipologia di beni, quindi andare proprio a recuperare il fresco, il freschissimo, dal pollo fritto al gelato, perché poi certe volte quando pubblico le iniziative che faccio trovo su social network le persone che criticano e dicono vabbè, però il gelato non è un bene primario, il pollo fritto è meglio non prenderlo. Allora, per esempio sul pollo fritto, io non credo che sia parte di una dieta sana ed equilibrata, però ogni tanto fa piacere a tutti. E se quel pollo fritto finisce in una casa famiglia con dei ragazzi che magari lunedì vanno a scuola e vanno con i loro compagni che una famiglia ce l'hanno e magari sabato sera sono andati al cinema e prima di andare al cinema sono andati a mangiare quel pollo fritto, avendolo ricevuto nella casa famiglia possono raccontare un'esperienza. E quindi in realtà va bene la legge sullo spreco alimentare, ma è una legge sulle relazioni, sul fatto che questa società probabilmente deve iniziare a darsi delle priorità differenti. E la legge serviva, io vi ho detto tutto questo, poi arrivo magari al domandone, serviva a fare una legge sullo spreco alimentare? No. No, in un mondo perfetto, in un mondo dove l'eccedenza trova subito un'applicazione. Però il lavoro delle associazioni ci dimostrano che in realtà gli ostacoli che la donazione ha avuto in questi anni erano molti. Quindi obbligare a donare per me è una contraddizione di termini, innanzitutto, un modo facile per risolvere il problema. Io preferisco la fatica di capire qual era l'ostacolo. Per esempio, nella legge si parla ad un certo punto, caso strano, perché in realtà la legge è generale, ma ci siamo concentrati su un prodotto in un articolo che è il pane. È uno dei prodotti che si sprecano di più in casa, ma anche nella filiera produttiva e nell'ambito della somministrazione. Perché abbiamo dovuto scrivere che il pane, i prodotti finiti della panificazione, possono essere recuperati nell'arco delle 24 ore dalla produzione? Vi ho fatto tutta questa trafila per dirvi cosa. Io posso dire, è una bella cosa recuperare il pane, ma mettetevi nei panni di un panettiere che fa le brioche fino alle 23 di sera, significa che se fosse rimasta la norma precedente, io avrei costretto l'associazione che voleva andare a ritirare le brioche a recuperarle entro la mezzanotte di quel giorno, perché quel pane, quella brioche, quella pizza non possono essere venduti il giorno dopo. Quindi scrivere in una norma che possono essere recuperati nell'arco delle 24 ore dalla produzione significa, va bene, l'ho fatto alle 23 di sera, ma l'associazione può venire con calma domani mattina. E quindi significa questo rimuovere gli ostacoli, oppure
la vita di chi dona, che in realtà chi dona chi sono? Le imprese che fanno tante altre cose e si spera creino anche buona occupazione, non è che deve essere resa complessa. Chi voleva donare prima doveva fare una dichiarazione preventiva 5 giorni prima, ma se l'eccedenza è fisiologica, non prevedibile, se fa una nevicata o un'acquazzone dell'accidenti, le persone non ci vanno al supermercato perché magari non ne hanno bisogno urgente, ma non significa che lo yogurt che sta nel frigo fermi la sua vita. E quindi l'eccedenza si genera, e anche il prodotto che ha il termine minimo di conservazione, che dal supermercato non viene venduto, rimane lì. E quindi noi dobbiamo farci altre domande, cioè provare a ragionare in un modo un po' più oggettivo, no? E quindi io forse vi ho detto tante cose, spero di non avervi fatto confusione. Io credo che però la parte delle definizioni sia una delle parti più importanti. Definire chi può donare, tutti i soggetti che fanno un'attività di impresa che abbia a che fare col cibo, con i farmaci. Se pensiamo ai farmaci, non ci sono solo le case farmaceutiche, ma ci sono anche le farmacie, tutti questi luoghi, le cartolerie, cancelleria. Questo vale sia per i luoghi fisici ma anche per quelli online. Questi sono anche prodotti che non vengono venduti soltanto in modo fisico nel negozio sotto casa, ci sono delle grandi aziende che vendono anche online, quindi questa legge vale anche per loro. Chi può recuperare e donare per solidarietà sociale? Chi enti pubblici e privati costituiti per attività di interesse generale senza scopo di lucro? Quindi togliamo d'ingombro il tema della eventuale rivendita dei prodotti. Qui parliamo di solidarietà sociale e parliamo di tutti quegli enti. Questa è la prima e ad oggi l'unica norma perfettamente coordinata con la riforma del terzo settore. Quindi sicuramente rientreranno tutti gli enti che si iscriveranno al registro unico nazionale, ma il regime transitorio, finché il registro unico nazionale non c'è, ci sono gli enti che esistono oggi, quindi le cooperative sociali, le imprese sociali, le APS, le ADV, se ci sono degli addetti ai lavori, magari sono termini che hanno sentito. E poi credo, chiudo su questo, che ciascuno deve appunto tenere presente che ha la sua responsabilità, perché è vero che posso recuperare dal catering e del matrimonio, ma cosa posso recuperare? Quello che non è somministrato. Se io quando mi presento di fronte al buffet del catering mi riempio il piatto come se fosse una montagna, come se non ci fosse un domani, e poi di quel piatto lascio lì tutto, non è che poi l'associazione di volontariato, l'emporio, può recuperare quel piatto. Cosa può recuperare? Quello che non è stato somministrato, quello che è rimasto nel suo contenitore, che è rimasto nella pentola, quello che poi eventualmente viene abbattuto termicamente e viene gestito nei tempi corretti, perché il tempo è un fattore fondamentale quando si parla di cibo. Quando c'è il cibo si gira una clessidra e il tempo scade. Quindi un invito che faccio a tutti noi: cerchiamo di professionalizzarci anche noi a casa, perché le modalità di conservazione, le informazioni, sono tutte cose che contribuiscono a non sprecare i prodotti. E lo stesso vale per il terzo settore, perché più si è efficienti, più si fa rete, più ci si specializza, più si intercettano beni che altrimenti rimarrebbero lì. A un'associazione grande non conviene andare in un piccolo negozio che magari ti può donare 3 panini al giorno, non ci sono economie di scala, costerebbe troppo, non sarebbe conveniente neanche per la benzina e per il mezzo dell'associazione. Allora, intelligentemente, con il supporto degli enti locali, credo sia giusto capire sulla base della vostra realtà locale come organizzarsi, come mettere da parte un po' di faccio tutto io, lo so fare io tutto bene, e mantenendo magari la specificità di ogni singola associazione, provare a capire se invece si possono mettere in relazione competenze. Quindi penso di avervi detto troppe cose. E la legge, vi invito a leggerla, mi raccomando, leggetela non nella prima versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma in quella nella versione successiva, perché nel 2017 l'abbiamo appunto ampliata ad altri beni
l'abbiamo resa una norma indipendente dal punto di vista fiscale. Sfatiamo alcune fake news o false informazioni, non servono decreti attuativi, è stata scritta proprio per essere immediatamente applicabile. E per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, la TARI è una cosa importante, ma è un po' più importante per chi può donare sapere che la legge usa un trucco che ovviamente l'Agenzia delle Entrate ha provato e conosce. Equiparare il donato al distrutto significa che non si applica l'IVA. E quindi questo, la legge a cosa serve? Non dà propriamente delle agevolazioni fiscali, toglie dei malefici fiscali che ci sono stati in questi anni sull'IVA e sulle imposte dirette.